Dedica a Ciro, il tifoso ucciso a Roma prima della finale di Coppa Italia, la sua canzone su Pantani imita Vasco nella faccia delle donne e si innamora dello scenario naturale nel quale ha suonato. Gaetano Curreri, leader degli Stadio, autore di canzoni meravigliose anche per altri interpreti italiani, ha incantato il pubblico del Nabila di Bacoli, accompagnato dai Soli String Quartet. Il locale di Luca Antonello Iannuzzi ha ospitato questa performance live nell'estate in cui ha regalato ai suoi aficionados già Bob Sinclar e Malika Ayane. Notte di notte in riva al mare, dunque, grazie alla qualità dell'offerta musicale e al contesto, ai piedi di una meravigliosa villa romana di epoca imperiale, su quel lembo di spiaggia in cui si consumavano 2000 anni fa gli ozi di Cuma. Cioè, era tanti anni che non suonavo in un posto così, sulla spiaggia, in un posto fantastico, perché poi quando mi giravo e vedevo quello che c'era dietro di me, dicevo, ma pensa che il culo che ho stasera, la fortuna che ho stasera, di suonare in un posto così bello, così. Ma poi erano belle le persone, erano appassionate, facevo fatica a sentire la mia voce perché sentiva, l'abbiamo cantata tutti insieme in concerto. Stasera mi sa che quello che ho preso stasera lo devo dividere con tutti quelli che sono venuti al concerto. Queste cose qui si sentono quando sali sul palco, eh? Se c'hai così, un po' di amore per questo paese fantastico che è l'Italia, tu capisci che siamo degli uomini e delle donne fortunate a vivere in un paese così bello. Hai ricordato tutti e hai ricordato anche Lucio. Lucio è stato il mio maestro, è stato l'uomo che mi ha dato la consapevolezza di quello che io potevo fare, e non è poco nella vita incontrare una persona così. E poi questa idea che lui amava collaborare, amava creare questo gemellaggio Bologna-Napoli, era una cosa che lui ci aveva a cuore da tanti, ci aveva del cuore, cioè era una cosa che lui viveva con grande passione. Io quando infatti ho incontrato i Solis è stato anche un modo per continuare questo progetto che lui aveva in mente, quello di mischiare le nostre due culture, le nostre due provenienze, e credo che questo si senta quando suoniamo insieme. Sulla faccia delle donne batte quasi sempre il sole per noi, che se non ci fossero loro